Siamo a Volpino, frazione di Costa Volpino in provincia di Bergamo, davanti al Lago di Iseo, ma soprattutto siamo a Cascina Lorenzo con Daniel Pennacchio, che ci parlerà di questa azienda molto piccola. Abbiamo circa 2 ettari. 2 ettari di terreno, sì. Coltivati a Merlot e Marzemino. E un piccolo uliveto di circa 330-340 piante in produzione. Dal quale otteniamo 600, mi dicevi, 600 bottiglie. Sì, circa bottiglie. 300 kg di olio, 600 bottiglie. 600 bottiglie. Più o meno con le classiche cultivar della nostra zona, vale a dire Leccino, Pendolino, Casaliva del Sebino e qualche Frantoio. Fantastico. Per quanto riguarda i vini, invece siamo su Merlot e Marzemino, dicevi. Noi utilizziamo i 2 vitigni di Merlot e di Marzemino. E facciamo 4 tipologie di vino, un merlo in purezza, un marzemino in purezza e 2 assemblaggi, di cui uno con uva portata in appassimento. Ecco, è molto interessante questo appassimento che oggi poi scopriremo durante un delizioso pranzo che ci ha preparato. Un'altra cosa di cui volevo chiederti è proprio questo territorio. Hai trovato difficoltà per la produzione di queste uve? Che territori hai avuto? Allora, hai trovato? Innanzitutto è la particolarità di... Costa Volpino è un paese composto da 7 frazioni, però solo in questa frazione dove siamo ora, frazione di Volpino, c'è un terreno, la caratteristica di un terreno che si chiama Volpinite, che c'è solo tra le 7 frazioni di Costa Volpino, c'è solo in questa frazione, che è un terreno molto calcareo e gessoso, quindi conferisce al vino la sua particolarità. Certo. Che particolarità hanno questi vini? Vedo delle etichette con delle numerazioni. Sì, innanzitutto i 4 nomi dei vini derivano dalla località dove sono dislocati i vigneti, perché purtroppo, ahimè, non abbiamo i vigneti tutti insieme, ma ce li abbiamo qua, comunque tutti vicini nel giro di 200 metri in linea d'aria, però comunque quando dobbiamo lavorare dobbiamo continuare a muoverci, perché purtroppo non abbiamo tutto il terreno insieme. Certo. E i numeri sulle bottiglie significano l'invecchiamento del vino in barrique. Quindi o zero meglio, vuol dire che... barrique, io non uso barrique, uso tonno da 300, quindi zero vuol dire che fa solo acciaio, 12 mesi in legno, 18 mesi in legno e 24 mesi in legno. Pensavo mi facessi la domanda, il 24 dillo tu, 24 mesi in legno, va bene. Penso di aver detto quasi tutto, abbiamo la possibilità già di assaggiare questo vino, questo è un Merlot. Questo è un Merlot in purezza, annata 2013. E allora in alto i calici. Salute.